Torniamo alla simulazione virtuale del libro Amaldi. Qui sono rappresentate due onde armoniche identiche, le due onde blu, che fanno interferenza costruttiva perché sono in fase. Riconosciamo in questo grafico il profilo locale, perché sull'asse orizzontale scorre il tempo. Se fosse il punto di vista globale ci sarebbe la posizione X. Invece c'è il tempo perché la posizione è stata fissata, sappiamo che la posizione fissata è la posizione dove sta il microfono. Allora, queste due onde armoniche possono rappresentare, per esempio, le sovra e le sottopressioni dell'aria nel caso in cui siano stati colpiti due diapason identici. Ora, se i due diapason vibrano in fase, come in questo caso, al microfono arrivano contemporaneamente le creste delle due onde oppure i ventri, e quindi creste e cresta si rafforzano, ventre e ventre lo stesso, e quindi l'onda complessiva, che è l'interferenza costruttiva delle due onde per il principio di sovrapposizione, sarà un'onda identica a queste azzurre ma di ampiezza doppia. Questa appunto è un'interferenza costruttiva tra due onde armoniche in fase. Se invece le due onde armoniche identiche sono in controfase, allora fanno interferenza distruttiva e l'effetto finale sarà il silenzio, quindi assenza di suono. Questo perché una cresta della prima onda va a sovrapporsi perfettamente a un ventre della seconda e viceversa, quindi ciascuna onda annulla gli effetti dell'altra. In altre parole, in questo istante, ricordiamo che qui scorre il tempo, quindi in questo istante, indicato dalla linea tratteggiata, il microfono riceve contemporaneamente una zona di sovrappressione d'aria, quindi un fronte d'onda d'aria compressa, e contemporaneamente una zona di sottopressione, quindi un fronte d'onda rarefatta, d'aria rarefatta, e quindi l'aria compressa e l'aria rarefatta insieme annullano i loro effetti e la pressione ritorna alla pressione atmosferica media normale. Qui l'animazione fa vedere come si passa dall'interferenza costruttiva, questa qui, a quella distruttiva, sfasando la seconda onda rispetto alla prima. Mentre la seconda onda si sfasa, l'interferenza diventa appunto distruttiva, poi di nuovo costruttiva e distruttiva e così via. Come abbiamo detto prima, questa è l'interferenza costruttiva e questa è l'interferenza distruttiva.